alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava alti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso, di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a lasciare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nei inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre,
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anche essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, so che molti di voi hanno cominciato questa giornata molto presto, hanno già vissuto l'esperienza del viaggio e molti sono anche in piedi, per cui questo pensiero spero davvero sia molto breve, perché in definitiva, se vogliamo dirla tutta, il commento al Vangelo siete veramente voi questa mattina, con il vostro sacrificio e con il desiderio di gustarvi qualche attimo di pace in questo luogo. In particolare proprio qui, accanto alle spoglie mortali di San Pio, celebrando l'Eucarestia, godendo della presenza di Cristo Signore, morto e risorto. E questa parola del Vangelo è una parola profondissima, che vuole davvero responsabilizzarci. Ognuno di noi, vedete, vive nella storia, vive nel tempo, e talvolta siamo immersi nelle vicende di questo mondo, le vicende sociali, politiche, no? Che alimentano i nostri pensieri, le nostre convinzioni. Ma questa pagina del Vangelo vuole semplicemente, in qualche modo, darci la possibilità di riscoprire il valore profondo della nostra coscienza. Perché quando veniamo al mondo, quando siamo qui, questa vita che sperimentiamo tutti noi, ci dà la possibilità di percepire che noi per primi e da soli, per certi versi, siamo responsabili della nostra vita, della nostra esistenza. Una esistenza che non è semplicemente tutto quello che vediamo qui intorno a noi, ma qualcosa di più. Vedete, c'è questa espressione finale di questa parabola che il Signore Gesù ci dona questa mattina, così forte, che conosciamo bene da sempre. Quando ad un certo punto questo ricco epulone, di cui non sappiamo il nome, quasi a sottolineare che poteva essere ricco quanto voleva, poteva considerarsi importante quanto voleva, non ha lasciato neppure il nome. E il nome è proprio il senso della relazione. Fratelli, se avremo qualcuno sulla faccia della terra che ci chiamerà per nome, siamo già tantissimo fortunati. Vuol dire che c'è qualcuno che ha bisogno di noi, che arricchisce veramente la nostra vita. E di questo Signore invece si era perso proprio questo elemento così essenziale. E allora dicevo, questo tizio che finisce dove finisce, abbiamo ascoltato, ad un certo punto viene preso dal rimorso per i suoi 5 fratelli che erano ancora sulla terra. E lui dice: guarda, dammi questa possibilità, almeno dammi la possibilità di andare dai miei fratelli, perché io possa avvisarli di quello che poi dopo può accadere, dopo una vita dissoluta. E dice il padre Abramo, che è la voce di Dio stesso, e dice: ma guarda, se non hanno la capacità, la possibilità di accogliere come vera, come autentica e avvalersi della saggezza della parola di Dio, come potrebbero cambiare la loro vita per la parola quasi di un fantasma? Se non sei stato credibile in vita, puoi mai immaginare di tornare come un fantasma dai tuoi e sconvolgere la loro vita? Ecco,
a partire da questo, noi siamo dinanzi alle spoglie mortali, ad un corpo che è stato vivente, potremmo dire, che ha vissuto la vita terrena, ma che oggi è già andato oltre. Eppure, Padre Pio, per noi quest'oggi non è per niente un fantasma, ma è un uomo che vive, e vive in Cristo. E la parola autorevole di Padre Pio è esattamente questa, è lui che questa mattina ci ricorda esattamente le parole, la saggezza del Santo Vangelo che hanno segnato prima di tutto la sua vita. Ecco perché oggi essere qui significa proprio ascoltarlo, è lui stesso che ci proclama questa pagina del Vangelo e ci dice essenzialmente queste cose. Vedete, una delle parole più forti, stavo per dire terribile, ma terribili lo sono, è quando ad un certo punto questo padre Abramo, dopo aver ignorato completamente l'esistenza delle persone che gli stavano a fianco, con le loro esigenze, le loro difficoltà, la loro croce, la loro miseria, dopo che ha vissuto in modo dissoluto e per i fatti suoi, ha goduto la sua esistenza per quello che ha potuto, cerca solo dall'altra parte un segno di comunione, che questo povero Lazzaro potesse in qualche modo sollevarlo dalla sua tristezza, dalla sua prova. E allora c'è questa espressione, guarda che fra te e lui c'è un abisso, vedete, noi sappiamo bene cosa significa questa parola, ogni volta che percepiamo perfino la presenza fisica di alcune persone accanto a noi, ma fra noi e queste persone non c'è nulla, il buio totale, un muro invalicabile, questo è l'inferno. Questa è la dannazione, questa è la tristezza più grande. È l'unica possibilità che abbiamo, fratelli e sorelle, perché vedete questa pagina, nel contesto umano sono piene libri di fantasie rispetto a ciò che sarà all'altro mondo. Quante, a cominciare dal grandissimo Dante Alighieri. La differenza di questa parabola, che pur sempre una storia, ecco, non ha la pretesa di descriverci nei particolari quello che ciascuno di noi vivrà, perché siamo qui, siamo viventi e andiamo verso questo. Ma, ecco, questa pagina non ha la pretesa di descriverci i particolari, ha semplicemente la forza di dirci che in qualche modo la nostra vita, la nostra storia ha uno sviluppo che non è tutto qui e che soprattutto oggi, abbiamo la possibilità di colmare queste distanze, questo abisso. Qui possiamo distruggere questa differenza abissale, questa distanza. E quindi, ecco, a conclusione, vedete, Padre Pio ha vissuto la sua vita e ha vissuto fortemente questa dimensione che starei per dire sociale, la capacità di mettersi in fondo nei panni degli altri. Questo è, nulla di più. Perché se io ho freddo, forse ha freddo anche chi sta accanto a me. Se io ho fame, ha fame anche chi è accanto a me. Ignorare questo o far finta di ignorarlo è la cecità assoluta, è l'abisso. Questo così come tante esperienze della vita. Ed essere capaci di provare questi sentimenti, che sono sentimenti, e la possibilità di lavorare per questo, vedete fratelli e sorelle, questo è il segreto della felicità. Non quella dell'altro mondo, di questo mondo. Tutti coloro che in qualche modo sono capaci di vivere questa dimensione e di spendersi, no? Madre Teresa di Calcutta, questi personaggi sono stati eccellenti, straordinari, ma nel piccolo, la persona che abita sotto casa, la persona che incontro ogni giorno, di queste persone, come stai? Posso esserti utile? Questo cambia il mondo, questo cambia la nostra vita e questo ci dà la possibilità in definitiva, e ho chiuso, di non vivere in attesa di un incubo, perché ecco tutto il terrore che l'umanità vive rispetto a ciò che verrà è basato semplicemente su questo. Noi andiamo incontro alla gioia, una gioia che si chiama comunione, che possiamo sperimentare già su questa terra. Sapete che oggi è la festa anche degli arcangeli, a pochi chilometri di qui c'è il santuario di San Michele e San Paolo utilizza questa espressione,
la buona battaglia della fede. Questa è la battaglia che Padre Pio ci consegna. Usciamone vincitori, perché questo è quello che è nel cuore di Dio Padre e sarà certamente la gioia di Padre Pio che quest'oggi ci vede tutti intorno a Lui. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, chiediamo a Dio nostro Padre di aprirci all'ascolto costante ed obbediente della Sua parola per divenire capaci di rispondere al lamento del povero, del debole, dell'oppresso. Preghiamo e diciamo: Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché attraverso le opere di carità possa testimoniare e diffondere il Vangelo della misericordia, preghiamo. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per tutte le popolazioni che fuggono dalla guerra, dalla miseria e dalla povertà, perché possano trovare nelle nazioni più agiate un luogo dove essere accolti e integrati, preghiamo. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per i nonni, perché con la loro saggezza e il loro amore siano di aiuto e sostegno per le giovani famiglie, preghiamo. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Per la nostra comunità, perché l'ascolto del Vangelo apra i nostri occhi e il nostro cuore verso il prossimo bisognoso e sofferente, scoprendo in Lui il volto di Gesù, preghiamo. Signore, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. Concedi, o Padre, al tuo popolo i doni dello Spirito Santo, affinché perseveri nella obbedienza alla voce del Figlio tuo, colui che è il risorto dai morti. Per Cristo nostro Signore. Offriamo, Signore, la vita.
questo pane, oh Signore, benedetto sei tu, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te. Frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te. Su questo altare noi ti offriamo, Signore, la vita. Nelle tue mani deponiamo i nostri doni, tu li trasformerai in cibo di vita eterna, tu li trasformerai vivendo di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nella eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordaci dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli tutti i Santi, San Francesco, San Pio, San Michele, San Gabriele e San Raffaele e tutti i santi che in ogni tempo ci furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Beati gli invitati alla casa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio diventiamo eredi con Lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Vediamo, grazie a te, Dio. Naturalmente buona domenica e auguri di cuore a coloro che portano il nome di Michele, Raffaele e Gabriele. Buona domenica a tutti. Love me.